Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a questa leggenda di playlist in cui ragioneremo brevemente di memoria storica epidemia SARS-CoV-2 e la strategia della rigenerazione di Soros e come potrebbe essere la replicazione della strategia della rigenerazione di Soros. Dunque, andiamo con ordine alla prima playlist. Essenzialmente memoria storica epidemia SARS-CoV-2 COVID-19. In molti moltissimi podcast che potete trovare nella playlist sono quasi tutti collegati ad una bloggata, per cui se non avete tempo per leggere potete ascoltare praticamente i podcast e cercare di capire e di osservare e di ricordare quello che è accaduto dal 2020 al 2023, confrontare la vostra memoria storica con la mia percezione della mia memoria storica, per vedere se ci sono differenze oppure no. E poi, se volete andare a espandere, troverete davanti un muro chilometrico di fatti in che vi potrebbe riportare alla realtà, andando a disintegrare quella sindrome di Stoccolma che tutti i mass media italiani, televisioni Onioni e giornaloni Onioni vi hanno causato. Un muro di fatti chilometrico che i mass media praticamente hanno sostanzialmente occultato. La seconda playlist è la strategia della rigenerazione di Soros, che è in pratica una sintesi e pone a sistema tutto quanto è estrinsecato in pratica dal lungo podcast della memoria storica epidemia SARS-CoV-2. Diciamo che il primo podcast memoria storica effettua praticamente un ricordo per ondate e per anni facendo dei confronti tra l'Italia e anche il Giappone. Mentre per quanto riguarda la strategia della rigenerazione di Soros, ecco, questa playlist è la razionalizzazione di quanto è accaduto dal 2020 al 2023, a cui è annessa anche la guerra in Ucraina, che non è staccata dall'epidemia Covid, no, è tutto un blocco intero. E qui vi troverete tutte le spiegazioni e le relative razionalizzazioni. Sono mie opinioni, a mio avviso sono estremamente fondate sui fatti, che fittano alla perfezione su tutto quanto è successo, e probabilmente è qualche cosa di più di un'opinione quello che troverete dentro la playlist La strategia della rigenerazione di Soros. La terza playlist è come potrebbe essere la duplicazione della strategia della rigenerazione di Soros alla luce del Pivoting China, e quindi una serie di speculazione. Infatti la playlist è molto più corta e sono una serie di libere riflessioni in libertà che si agganciano praticamente al Pivot in China e alla sua variante che è stata la strategia della rigenerazione di Soros, che nel breve periodo è incompatibile con il Pivot in China, nel lungo periodo invece è compatibile. Nel medio periodo è complicato dire se sia compatibile o incompatibile. Sicuramente sarà molto difficile andare a trovare nuovi alleati per gli Stati Uniti, se vorranno, diciamo, andare a contenere la Cina in Asia, dopo i grandi danni fatti da Itaewon Dam con Soros, con la strategia della rigenerazione di Soros. Ecco, tre playlist veramente buone. Peraltro la duplicazione della strategia di rigenerazione di Soros si aggancia anche con le guerre del cambiamento climatico e il podcast, quello relativo al Wars and Other Stuff, quindi dalla valenza più geopolitica. Quindi sono tre playlist, la prima essenzialmente fondata sui fatti, che è una sintesi chilometrica di tutta una serie di fatti storici, a cui se volete potete andare a espandere con chilometri e chilometri di fatti. La seconda playlist è una sintesi della prima, con una sua razionalizzazione nello spazio e nel tempo per definire, a mio avviso, tutto quanto, diciamo, ha avuto una sua piena logica, con, diciamo, la piena collusione,
di tutti i partiti politici italiani e di tutti i mass media italiani, che hanno sostenuto in modo veramente molto forte la strategia della rigenerazione di Soros per indurre una sindrome di Stoccolma al popolo italiano. E infine abbiamo la estrapolazione su quello che potrebbe accadere nel futuro alla luce di quanto è accaduto e che i mass media dei paesi del primo mondo occidentali si guardano bene da andare a discutere, e quindi è possibile, diciamo, andare a squarciare un po' le nebbie del futuro in relazione anche a come potrebbe, diciamo, ripetersi in funzione della strategia della rigenerazione di Soros. Ecco, questa è più o meno la sintesi delle tre playlist, una breve leggenda per rendersi conto a cosa servono, qual è la loro funzione di queste tre playlist che evidenziano tutte le mie opinioni, ma probabilmente sono qualche cosa di più di semplici opinioni, e magari potranno essere delle ottime basi per gli storici del futuro quando decideranno di scrivere due righe su quanto è accaduto nei primi decenni del 2000, diciamo del XXI secolo. Per questa puntata è un po' tutto, ciao, alla prossima.